questo punto, perché adesso ci collegheremo con un contribuente che ha dei problemi con il fisco e potrebbe finire vittima di questa stretta fiscale. Questa persona ha scelto di essere con noi senza che noi dicessimo il suo nome, senza che noi vedessimo il suo volto e con una voce mascherata, perché non vuole essere naturalmente riconosciuto, è un imprenditore. Noi tuteleremo il suo anonimato e vi dico subito che non solo tuteliamo perché ci sembra molto interessante sentirlo parlare, ma se qualcuno poi ci chiederà la sua identità all'autorità giudiziaria non gliela forniremo, perché crediamo che nel nostro mestiere la tutela delle fonti sia una cosa molto molto importante. Quindi questo non vuol dire quello che dirà questo il signore, non lo giustificheremo, però lo vogliamo ascoltare perché crediamo che capire le situazioni sia importante anche dopo per farci un'opinione e giudicare. La faremo in maniera molto laica. Allora, lo chiamo Davide per comodità, ma non è il suo nome ovviamente. Davide, buongiorno, mi sente Davide? Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa fa nella vita, Davide? Sono un imprenditore, ho un'azienda di servizi che gestisce sia la parte con clienti sia della pubblica amministrazione che del normali commerciali, circa 50 persone all'interno che lavorano per me. Quanti dipendenti? Una cinquantina sono, 54. Quindi anche un'impresa. Dico una cosa alla regia, una cosa è non riconoscere la voce di Davide, un'altra cosa è che noi diventiamo sordi però, quindi cercherei una modalità meno faticosa. Allora, qual è il suo problema col fisco, Davide? Il mio problema con il fisco si racchiude nel problema dell'IVA, cioè nella mia attività i pagamenti vanno dai 150 ai 280 giorni, 300 giorni medi, e quando noi emettiamo una fattura la emettiamo con l'IVA, chiaramente quell'IVA ti arriva dopo un anno e tu devi pagare i fornitori che invece sono su corrente, tu hai pagamenti a 60, 90 massimo. Cioè, scusi, mi spieghi, a lei la pagano molto in ritardo? Aspetta, mi faccia capire bene, Davide, la pagano molto in ritardo, perché lei lavora anche con il pubblico che paga molto in ritardo e lei non è in grado di anticipare l'IVA e quindi non la versa, ho capito bene? Ha capito benissimo. Benissimo. Lei si considera un evasore per questo, Davide? Però la dichiaro. Assolutamente no, perché io dichiaro e tento poi di pagare tutto tentando di rateizzare, facendo tutto quello che è possibile per pagare. Però lei lo sa che per lo Stato lei è un evasore, perché se non paga l'IVA lei è un evasore. Secondo me l'evasore è una cosa completamente diversa. Non è un signore che dichiara che deve pagare l'IVA e fa le rate per pagarla e, come dire, preserva il posto di 54 famiglie all'interno della sua azienda. Scusa. Io l'IVA la pago, non la pago come la devo pagare e quindi... Scusi Davide, quanti soldi deve allo Stato di IVA non pagata? Ma circa 170.000 euro, in globale. 170.000? Sì. Ok. Mi dici una cosa, Davide, tanto appunto può parlare liberamente perché non è riconoscibile, non lo sarà mai, noi gli diamo la garanzia assoluta di questo. Prima Vittorio Sgarbi diceva chi lavora e fa l'evasore che però produce ricchezza, crea posti di lavoro, io lo considero un eroe. Lei, che immagino come tutti gli imprenditori italiani, pensa di pagare una quantità di tasse molto alta, insopportabile, ha usato degli stratagemmi, no, per sfuggire al fisco, per far sfuggire una parte dei suoi guadagni al fisco, fatturazione false, nero, le cose che fanno in tanti in questo paese? Ma guardi, sinceramente non esattamente il discorso del nero piuttosto che adesso. Se lei mi dice se qualche volta ho ricevuto delle fatture gonfiate per tentare di compensare una situazione di criticità, io le dico sì, con estrema onestà. Fatture gonfiate vuol dire che sono cifre più grandi di quelle che lei ha realmente speso. Brava.
Ok. Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere, poi aprirò il dibattito in studio. Oggi si parla di carcere agli evasori. Lei è preoccupato? Sente che può arrivare una stretta, che lei potrebbe essere in seria difficoltà? Ma guardi, io sono preoccupato, ma sono preoccupato perché poi alla fine vorrei vivere una vita tranquilla e dare continuità alla mia azienda, alle persone che lavorano con me. Il grosso problema è che la mia vera preoccupazione è che poi domani mattina questa, fatemi dire, questo cane che si morde la coda alla fine non ce la farà più e allora deve mollare per l'ennesima volta un qualcosa creato nella storia, tornando indietro e ripartendo da zero magari dalla gavetta di nuovo. Quindi questa è la vera preoccupazione che ho. Non credo di essere un evasore, perché sono un signore che poi alla fine controlla il suo debito e tenta di ridare allo Stato tutto quello che deve dare. Sono profondamente arrabbiato con lo Stato perché non mi dà la possibilità di andare avanti. Davide, le devo dire un'ultima cosa, le voglio chiedere, la voglio chiedere in coscienza. Io capisco il suo discorso, l'ho capito bene, me l'hanno fatto tanti imprenditori questo discorso qui. In queste condizioni non ce la si fa, anche il ritardo dei pagamenti è un problema enorme. Ma lei lo sa che c'è tutto un pezzo di Italia che le tasse le paga a prescindere, che sono i lavoratori dipendenti? Lo sa che c'è tutto un pezzo d'Italia che anche facendo fatica le tasse le paga fino all'ultimo centesimo? Lei lascia perdere lo Stato con cui è arrabbiato, ma rispetto a quegli italiani si sente in colpa? Io pago le tasse, io pago i contributi dei miei dipendenti, tutti. L'unica cosa che chiedo allo Stato è di darmi la possibilità di non dover pagare percentuali incredibili di mora, piuttosto che darmi la possibilità in situazioni di criticità durante un picco dell'anno di fare dilazioni che siano dilazioni concrete e non, voglio dire, strozzinaggio. Allora, quindi sono insieme a quegli italiani che pagano le tasse. È molto chiaro, è molto chiaro.